Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Siamo di nuovo qui su Black Ops 2 Zombie per fare una mia sfida. Chiamiamola sfida dell'MP5. Si parla con 20, 20, difficoltà originale e basta. Adesso lascio tutto così com'è. Non potete acquistare una sola abilità e non potete prendere i bonus, tipo munizioni massime, ci sono istantanea, capito? Al massimo ci sono stati 2 punti, prendeteli, basta che non sparate. E consistono nel fare tutti i round 20 solo con l'MP5. Ho già provato questa sfida e mi è riuscita al primo tentativo e adesso che registro non mi verrà mai. Perché è la sfida del live. Fra l'altro città è una mappa che mi piace tantissimo. Perché praticamente tutto. Ok. Ora qua bisogna aspettare. E quando vedete qui i zombie? Ecco, sto già morendo. No, va bene. La tattica su città penso che la sappiate la più sicura. Passare da un edificio all'altro. E già arrivano. In questo video, oltre che fare la sfida, vi parlerò anche degli effetti della lava che ha sulle mappe di Black Ops 2. Perché in molti non li sanno tutti gli effetti. Allora, l'effetto sicuramente principale che conoscono tutti è quello di incendiare gli zombie e riabbassarne la vita. In questo modo vi facilita il fatto di ucciderli. Tuttavia li fa anche esplodere e il loro danno è leggermente sì, inferiore a quello di una granata, di una manata che vi daranno. Quindi non morirete nel caso di se 2 zombie vi esploderanno vicini senza Juggernaut, però vi farete molto danno. Avete la schermata rossa e poi dopo è un problema perché se finite sulla lava anche solo per sbaglio morite. Un altro effetto è quello di annullare le granate, infatti se le tirerete finiranno nella lava, non esploderanno. Penso che ci sia un bug che le faccia finire sotto mappa, ma non ne sono del tutto sicuro. Poi penso annullino anche le scimmie, ma questo è da verificare. Perché se uno tira una scimmia sulla nave e non gli esplode, fa un po' incacchiare. Non ne sono sicuro di questo effetto, perché delle volte le scimmie si buggano. Per qualche ragione arcana. Oh! Poi un effetto della lava che ancora non tutti sanno è quello di ridurre anche la propria vita. Non nel senso che se ci stai sopra ci fai danno, ma se tu ci stai sopra e gli zombie ti attaccano, con il Juggernaut in 3 colpi te lo giro invece che 2. Questa cosa l'ho imparata a mie spese, purtroppo. Uno vuole fare una buona partita. Ecco, quando siete a questo punto, ovvero che vi mancano le munizioni, sì, in questo caso le prendo già da adesso. Se no avreste dovuto fare un altro giro per sicurezza. Poi comunque, allora, tornando agli effetti della lava, credo di averli elencati tutti. Sì, granate che non esplodono, vita che si riduce, zombie. Sì, no, ah giusto. Se voi avete il tirapugni taser, quello che si acquista per 6.000 che shotta fino al 13, gli zombie, anche se avranno, se anche se saranno incendiati dalla lava, non vi esploderanno e non vi faranno danno. Ora, veniamo alla sfida. Avete visto la tattica che faccio io? Non posso prendere i bonus. È quella di saltare da un edificio all'altro, perché penso sia la tattica più sicura da fare su questa mappa. Però
Poi uno fa quella che si vuole, se uno preferisce girare sotto dalla stamina, poi energia più, accumularsi lì e poi spararglielo dentro il barco a farlo. Però essendo round 20 con un MP5, lo sparate qui solo dalle finestre, in modo che gli zombie vi entreranno in fila e potrete mirare alla testa. Io nei gioco miro sempre alla testa perché, a parte che fa figo vedere la testa che esplode, ma poi farete tipo 3-4 volte il danno normale. E quindi moriranno molto prima, essendo con un MP5 al round 20 non potenziata, vi direi che mirata la testa, ecco tipo, adesso dovrei riprendere le munizioni. Si sta qua. Ancora 13, zipinolo. Si aspetta. Quando li vedete arrivare scendete. Sì, poi questi lenti che vi fanno le imboscate li odio. Che è un po' paradossale. All'inizio gli zombie lenti vanno bene. Più avanti, quando ci sono questi qua veloci, quelli lenti fanno le imboscate. Sono peggio di questi veloci. Oi. Sempre attenzione qui a quando passate sulla lava, perché se vi fanno i trappini gli zombie, vi incacchiate. Ora, non faccio video da parecchio, lo so. Problemi scolastici. E noi tutti sappiamo che quando ci si mette la scuola le imprecazioni partono. Comunque penso che per Natale porterò qualcosa di nuovo, in quanto ieri sono andato a comprarmi gli LC di World at War. Sì, è uscito Advanced Warfare e mi sono comprato gli LC di World at War. Tu perché non segui la fila? Zomba maledetta! Ti necrofilizzerò anche se sei già morta, eppure cammini. Mi sei arrivato. Sì, come sono qua, gli LCD World at War. Penso di provare a portarveli in una cooperativa. Perché zombie è una di quelle modalità che se giocate in coppia o con un gruppo di amici vi divertite da pazzi. In singolo non so ancora perché mi devo allenare, devo fare almeno un round, porca miseria, almeno un round 15 su ogni mappa. Cioè, è più divertente per me, più divertente che voi che lo vedete, non vedermi morire al round 6 come è successo ieri su Vergrupt. Dai, venite, 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 venite. Ecco, li aspettate qui e poi scendete per prendere un set, sempre evitando le trappole di quelli lenti. Ma poi è giusto perché gli zombie non corrono, non siamo in One Piece o in Core qua zombie de suka, quello zombie era dopatissimo. Aia, aia, se ce ne vanno sulle scale, guarda. Ecco, come avete visto mi è dato soltanto una manata mentre ero sulla lava e la schermata mi è diventata grossissima. Ecco, la pozza di lava lì in mezzo è quella dove morirete, penso, più spesso. Sembra che c'è il pack-a-punch, quindi per potenziare dovete fare anche attenzione, tipo dei miei amici sono morti proprio lì nella lava, mentre potenziavano, con tanto di arma pack-a-punchata persa. Questa sfida è molto... è lunga, però è divertente. Poi ho fatto un fottio di punti. Cioè io sono già 10.000. E sono a metà round. Ma perché passi di là? Perché passi di là? Oh, cazzippale. Solo zombie lenti. Che cos'è questa mafia? È comunque il posto migliore per seccarli da qua. Perché ne entrate una, vi si mettono per fila. Lato positivo è che siamo a più di metà, perché il round 20 sono 60 zombie. Lato negativo,
che ci mi ci vorranno 10 minuti. Di che cos'altro potrei parlarvi? Ma no, sopilenti della minchia. Quello che dovevo dire, io l'ho detto, pensavo ci mettessi di meno, o perlomeno ci mettessi di più a parlare. Cioè, perché pensavo gli effetti della lava durassero un po' più di tempo. Parliamo delle meccaniche di zombie che non tutti sanno. Allora, parlo di quelle di Black Ops 2, perché quelle di World at War sono del tutto diverse. Quanto qua siamo su Black Ops 2, quindi mi sembra giusto parlare di Black Ops 2. Dunque. Penso che tutti sappiano che nella mappa spawnano massimo 24 zombie contemporaneamente, quindi il vostro gruppo sarà sempre di 24. E quando lo seccate dovete fare moltissima attenzione allo spawn, perché se gli spawn in teoria sono fissi se uno li sa gestire. Ad esempio, su Fattoria, se voi state dentro il finile, gli zombie spawneranno solo da davanti, e questa cosa è molto utile perché li vedi tutti da davanti, te li gestisci bene. Se invece uno sta dentro alla casa di Fattoria, lo spawn è sminchiato. Quanti ne uccisi? 49, ne mancano 11. È più difficile accumularseli, perché li vedi, li girano per i fatti loro. Spawnano dove vogliono. Sono rimasti pochi. Incredibile, l'ho finito. E direi che le granate, il posto migliore per lanciarle è questo qui. Oppure anche qua sulle scale. Ha! Ti ho ucciso con la granata. Il brutto che non ti segni i colpi alla testa. Ne mancano 5. Uno è zoppato. E un po'. No, nessuno è zoppato. Granate letali. Ah già! Ora questi ultimi 5 ne vorrei soltanto uno. È fighissimo quando restano senza teste e camminano. Complimenti alla Treyarch per l'effetto splatter. Però lo preferivi World at War. Ora, diamoci le Semtex. Perché ne voglio azzoppare uno. Per spiegarvi un po' la mappa. Pensavo di metterci di più a fare questa sfida. Ecco, lato positivo delle Semtex che li attaccate agli zombie. E non si azzoppa. Gli è esploso una granata nei piedi e non si è azzoppato. Adesso. Ok. Cioè, si è azzoppata e è crepata. Ok, abbiamo appena scoperto in diretta live che la lava annulla anche le Semtex. Beh, utile da sapersi. Quindi lava è vostra amica in quanto riduce la vita degli zombie, è vostra nemica per tutto il resto. Ora, veniamo a spiegarvi la mappa. Proprio tattici spistremi. Questa è la zona della morte certa. Perché se uno viene qua, crepa. È sicuro. O siete bravi che ve li accumulate qua, poi girate così, poi guardate qua, se non c'è nessuno uscite, se no dovete fare i pazzi maniaci, andare qua, cosa che una volta ho fatto, e uscirvene così. Ho fatto e non so neanche come. Poi questa è una delle zone principali, i palazzi che vi ho già fatti vedere abbondantemente, uno volendo se li può accumulare qua. Comunque questo spawn, devo dire, non è troppo difficile, perché vi arriveranno da qua e da davanti. Poi vabbè, quando aprirete ovviamente scenderanno anche da qua, ma uno ci riesce perché come spazio è abbastanza ampio. Non state troppo attaccati al camion qui, perché sennò siete fregati. Poi questa è la... Ah giusto. Apriamo anche qui, che c'è la speed cola.
Non l'ho neanche degnata perché tanto era inutile per questa sfida. Comunque, volendo, si può provare a stare anche qua. È da pazzi maniaci, però ci si può provare. Un singolo non vi consiglierei tanto di aprirlo, cioè la Spit Cola qua è la bibita che secondo me serve di meno. Perché con la Double Tap 2.0 che vi raddoppia il danno, utilizza, poi se prendete un mitraglione energia più serve. Juggernaut e Quick Revive all'inizio sì, poi quando finite il Quick Revive prendete la Spit Cola. Io faccio così. E comunque ricaricare anche i mitraglioni non è un problema di tempo, vi piazzate lì sulle case, ovvero sulla casa sul bar, ricaricate, problema. Qua, questo è il posto migliore in cui girare, capito? La tipica piazza davanti al bar, tanto carano italiani, e voi potete girare qui, passando qua tanto bene sulla lava, potete girare qui, che qua è molto più comodo perché c'è meno lava. Facendo sempre i giri a 8 oppure a cerchio ampio perché sono i più sicuri. Questa è la zona migliore secondo me per accumularseli, oppure la zona della dimenticanza, io la chiamo così perché qua non ci vedrete mai nella vita, o per fare i fighi o per uscire da qualcosa entrate dal bar di qua, è una figata, stranamente non si può andare qua sotto. Poi fate un po' di tuffi a pesce, vabbè, quello si sa. E possiamo notare che edificio è questo. Non ne ho idea. Ah, cosa divertente da vedere gli zombie che attraversano quest'auto. Perché allora posso. E penso di avervi spiegato abbastanza la mappa. E invece di terminare la partita la voglio fare con stile. Non li uccido con l'MP5 perché voglio fare una cosa con stile. Ma stranghezzelli. Uno. Due. Tre. E tanti saluti. Questa era la sfida. Usate ovviamente solo l'MP5. Non potenziato. Una bibita scelta, non per forza il Juggernaut, magari uno vuole fare il figo, si prende la Double Tap per fare anche prima. Uccisioni mi raccomando 60 precise, quindi basta non prendere la bomba per non farvele sballare. Se avete qualche altra sfida divertente fatela. Abbiamo esaminato tutti gli effetti della lava, con una sorpresa anche quello delle Semtex. Il video è finito, spero di portarvi presto qualcosa di World at War, con anche un bel round 20 oso. Sono fatto solo una volta solo su città riesco a fare più di 20 round. E deve andare bene perché gli zombie lenti quando fanno le trappole ti incastrano. E direi che posso chiuderla qui. Non è ancora Natale, quindi non vi faccio gli auguri per adesso. Un video Natale ci sarà, spero. E arrivederci.